Andrea di Bré con Baby e Baby Bestemmiatrice, e mi è stato inviato un singolare video di Andrea di Bré che ha accanto a sé una Baby Bestemmiatrice. Io non ricordo più chi me l'ha mandato questo video, o Arcangeli o Enrico Furla, non ricordo, però chi me l'ha mandato, poi quando lo commenterà questo video potrà dire: guarda che te l'ho mandato io. Dunque c'è Andrea di Bré che ha accanto a sé una baby bestemmiatrice, non so se questa baby bestemmiatrice ci abbia 9, 10, 11 anni, comunque Andrea di Bré, che è un avvocato, si è fatto rilasciare una liberatoria da parte della questa bambina della sua famiglia, una liberatoria per la quale Andrea di Bré non può essere perseguito, d'accordo? Non gli si può dire nulla. E la bambina bestemmia, che è una meraviglia, si dice bestemmia come una turca bestemmia, e però non ci si rende conto che se tu bestemmi Dio, vuol dire che ci credi a Dio, però non hai un buon rapporto con Dio. Sì, e coloro che bestemmiano Dio sono dei credenti, credono in Dio, e se uno non ci crede a Dio non bestemmia. Solo i credenti possono bestemmiare Dio, solo che chi bestemmia Dio crede in Dio, ma non ha un buon rapporto con Dio. Anzi, ritiene che Dio sia causa di tutte le sue disgrazie. Quindi il bestemmiatore crede in Dio, però ritiene che Dio sia la causa delle sue disgrazie. E questa simpatica bambina che si esprime in questa anche una simpatica maniera, E io vorrei dire, io Serafino Massone, che sono questo qua, che non è Dio la causa delle tue disgrazie, bambina, le eventuali tue disgrazie, bambina, sono da addebitarsi a tua mamma, a tuo papà, perché sono loro che ti hanno messo al mondo, capito? Non è stato Dio a metterti al mondo, sono stati mamma e papà, e siccome mamma e papà magari sono anche incazzati per il fatto che adesso ti devono pure mantenere, allora mamma e papà ti hanno insegnato a bestemmiare Dio. Se le cose vanno storte te la devi prendere con Dio, anziché tu bambina te la prenda con mamma e papà, e te la devi prendere con Dio. E questa è la dinamica della vicenda, anche la statica, capito? Statica e dinamica. E questa è la situazione, cari amici. Quando noi non sappiamo più con chi prendercela, ce la prendiamo con Dio e lo bestemmiamo. Però è la testimonianza che il bestemmiatore è un credente, e il bestemmiatore crede in Dio. E io questo messaggio lo lancio ad Andrea di Bré. Ma io so che Andrea di Bré lo sa già, chi bestemmia crede in Dio, capito? È un atto di fede, in fin di conti, è un atto di fede in Dio la bestemmia, eh? Ecco, cari amici, ecco, adesso aspetto che chi mi ha mandato questo singolare video di Andrea di Bré, che io vi metto nel riassunto di questo video, aspetto che mi dica: sì, te l'ho mandato io, perché non ricordo, cari amici, capito? Me ne arrivano tanti di video e perdo il conto. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.